Oggi ho comprato questo supporto, comunque molto famoso perché viene sempre utilizzato per fare lavori per quanto riguarda elettronica, saldare, tanto altro. E l'ho preso perché appunto sto iniziando anche io a fare qualche lavoretto e a lavorare soltanto con a mano è molto molto difficile. Avere le pinzette con un piccolo aiuto non è di certo una cosa sbagliata. Allora, apriamo il pacchetto per la prima volta. Vediamo. Aprirlo. Comunque sia è di quelli standard, devo dire che quello che l'ho pagato va molto stabile, comunque molto bene. Non è che sia poi roba grande tecnologica, però ad esempio per tenere fermo una componente, per tenere fermo un cavetto per lavorarci bene, va alla grande. Niente, non vi devo spiegare niente di questo oggetto. Ho preferito prenderlo appunto online perché visto che dovevo prendere un po' di cose, visto che c'ero, ho detto prendiamo un po'. Oh, adesso che ci guardo bene. Certo, riparabile stanza molto celere, siano metalli super duri. Vabbè, vabbè. Voilà, questo oggetto supporto per lavori di precisione, l'ho preso su Amazon, e ovviamente vi lascerò il link che ho preso. Ho pagato 5,19 euro. Ovviamente quel giorno ho preso altri oggetti, di conseguenza è uno dei prodotti Plus. Mi è stato fornito quindi gratuitamente con la spedizione gratuita, anche non avendo il Prime.
E ho deciso appunto di comprare questo qui, anche se vicino a me c'è uno di quei classici negozi che hanno un po' tutto, e semplicemente perché era già dovevo comprare altra roba, quindi ho fatto tutt'uno e mi è costato praticamente uguale, perché il negozietto che ho qua vicino comunque sì, me lo faceva circa 5 5,50 o 6 euro, quindi non è che ha dei costi eccessivi anche dal negoziante, però ripeto, avevo tutt'uno e comprando vari oggetti sono arrivato oltre i 29 euro e ovviamente mi hanno regalato la spedizione. Come oggetto, come ripeto, è molto basilare, deve fare praticamente un lavoro solo, dare una mano giusto per fare certe operazioni e poi basta. Penso che addirittura io lo utilizzerò senza la lente perché non è che devo fare cose super precisine, ma almeno la possibilità di avere un supportino che mi dia una mano a volte a fare dei lavori dove mi servono appunto in teoria tre mani, cosa che invece non abbiamo. E quindi ottimo prodotto, per quello che ho speso 5 euro sono più contento, sicuramente per quello che deve fare va più che bene. Ciao a tutti!